ripetizione lampo di endocrinologia completa. Allora, abbiamo affrontato, faccio rapidamente perché avevo fatto il video, perso il cui si è autocancellato. Ho fatto un discorso generale sul ruolo degli ormoni nella storia dell'endocrinologia, sul discorso della cronoendocrinologia. A tal proposito, noi abbiamo ormoni pulsatili che durano 2-3 ore, 3-4 ore, ultradiani sotto i 24 ore, circadiani di 24 ore, infradiani sopra le 24 ore, circa settani di 7 giorni, circa tringentali di 30 giorni, circa annuali di 360 giorni. Quindi questo principalmente. Poi abbiamo da spiegare appunto il feedback, no? Questo è l'ipotalamo, questa è l'ipofisi, ok? Qui abbiamo le regioni ipotalamiche anteriore, posteriore, mediale con le varie regolazioni metaboliche. Nella porzione anteriore abbiamo il nucleo preottico, soprachiasmatico, sopraottico, paraventricolare. Nella porzione posteriore il nucleo posteriore, i corpi mammillari. Nella porzione mediale abbiamo il nucleo ventromediale, il nucleo dorsomediale, il nucleo tuberomammillare, il nucleo arcuato infundibolare, che è importantissimo perché produce una miriade di robe. Adesso non starò a complicarvi la vita, anche perché ho già fatto queste video lezioni sulla pagina di SOS Lezioni Medicina sulla fisiologia. Dopodiché, quindi, uno ha un attimo inquadrato il tutto, arriviamo al sunto a parlare delle patologie dell'ipotalamo, dell'ipofisi che ci interessano principalmente. Allora, sindrome da iperfunzione ipofisaria, quindi qui è una condizione in cui noi abbiamo un iperpituitarismo, di solito si associa proprio a quelli che sono degli adenomi. Gli adenomi sono tumori benigni, nell'1% dei casi sono carcinomi, si dividono in microadenomi sotto i 10 mm, cioè un centimetro, macroadenomi sopra un centimetro o 10 mm. Ci sono delle forme sporadiche, poi ci possono essere anche delle forme da anomalia genetica, che quindi noi possiamo individuare. Abbiamo a tal proposito poi una classifica per frequenza. Noi avremo quello del prolattinoma, che è il più frequente, poi avremo il GHOMA, poi la CTHOMA nel 9% dei casi, prolattinoma nel 50% dei casi, poi il GHOMA nel 20-30%, rarissimo. Può essere il TSH-OMA, il FSLH-OMA e quant'altro, saranno l'1%. Esistono lesioni non funzionanti nel 25% dei casi e lesioni funzionanti nel 75%. Tra queste funzionanti ci sono delle forme anche poliendocrine miste. Le più frequenti sono prolattina con GH. Adesso, parlando per il prolattinoma, quindi questo tipo di tumore, noi entriamo in merito a un discorso che ci mette già una diagnosi differenziale, perché il prolattinoma sarà responsabile di una condizione di iperprolattinemia. Adesso, la prolattina, ragazzi, attraverso quello che è un feedback fisiologico, andrà a influenzare molto le gonadotropine, per cui non ci si deve sorprendere che avremo delle manifestazioni cliniche in entrambi i sessi, come mal di testa per gli effetti di massa, disturbi del campo divisivo per effetti di massa, ipopituitarismo per compressione ed effetto di massa, aumento di peso perché magari la prolattina può influenzare anche i centri di regolazione della fame. Possiamo avere un'infertilità, una galattorrea più frequente nella donna che nell'uomo, l'osteoporosi perché la prolattina stimola il ligando RANK. Nelle donne noi avremo un oligoamenorrea, che in realtà sarà una forma di amenorrea ipergonadotropa centrale. Avremo secchezza vaginale, irritabilità e depressione. Nei maschi avremo una riduzione della libido, un'impotenza e una possibile ginecomastia. A livello poi eziologico, quali sono quelle condizioni di iperprolattinemie? Allora, quelle fisiologiche sono il coito, l'esercizio fisico, l'allattamento, la gravidanza, il sonno, lo stress, anche l'ipoglicemia. Tra quelle patologiche abbiamo la sezione del peduncolo ipofisario, l'ipotiroidismo, perché ragazzi viene stimolato col TRH, il TRH è dimostrato che stimola anche la prolattina, le malattie infiltrative, quindi sarcoidosi, tubercolosi, steocitosi, granulomatosi, la radioterapia, le cisti della tasca di Rathke, traumi, tumori ipotalamici, ma non a carattere endocrino, quindi craniofaringiomi, germinomi, metastasi di meningiomi. E poi abbiamo malattie ipofisarie, cioè possiamo avere delle forme idiopatiche e qui ritroveremo sicuramente gli autoanticorpi antiprolattina, l'acromegalia, ragazzi.
L'acromegalia più che altro può essere per il fatto che può andare a creare una trazione sul peduncolo, ipotalamo ipofisario, determinando un aumentato feedback della prolattina. E poi avremo macroadenomi, macroprolattinomi, chirurgia, traumi. Vabbè. Tra le forme sistemiche possiamo avere l'insufficienza renale per un fatto metabolico, nel senso che così l'emivita dell'ormone aumenta, così come l'insufficienza epatica, la cirrosi epatica, la radioterapia, l'epilessia, la sindrome dell'ovaio policistico, perché avremo un feedback particolare per via della produzione di estrogeni che andrà a influenzare la prolattina. La stimolazione della mammella e del capezzolo come un piercing o altro. Ci possono essere poi farmaci anestetici, anticonvulsivanti, antidepressivi, antistaminici, anti-H2, antipertensivi, beta-bloccanti, estrogeni. E poi oppiacei, quindi anche questi. Tra le condizioni quindi di iperprolattinemia, noi ci ritroviamo in queste. Andiamo avanti, quindi a livello della diagnosi, che è la cosa che è più importante, la prolattina quando è superiore a 25 microgrammi al litro nelle donne e 20 microgrammi al litro negli uomini, questo è un valore che determina appunto un quadro di aumentata prolattina. La diagnosi quindi si basa sul dosaggio sierico. Si fa un test dinamico eventualmente per la determinazione della PRL sia con il TRH che con la L-DOPA, che dovrebbe appunto, siccome un test dinamico, determinare dei valori superiori o inferiori rispettivamente, perché con l'L-DOPA lo abbasseresti. Il dosaggio della prolattina è con puntura venosa, fai una singola determinazione, ma quello già è uno screening. In una diagnosi se ne fanno tre seriate lasciando l'agocanula endovena. Di solito funziona così: di solito ha l'ascendovena per lo stress vagale che può indurre un aumento della prolattina. E quindi valori di prolattina per un macroprolattinoma diagnostici sono di 500 microgrammi sul litro, benché comunque 250 sono indicativi di un prolattinoma, ma non di un macroprolattinoma. Adesso, alcune terapie farmacologiche però possono portare questo livello a 200 microgrammi al litro, per cui in assenza di un adenoma evidente alla risonanza magnetica non ci si deve sorprendere di questa roba, perché fondamentalmente potrebbe essere o una causa farmacologica oppure c'è una causa compressiva che comunque la risonanza magnetica tu dovresti riuscire a vedere. Adesso, noi potremmo avere in alcuni casi, quando abbiamo modesti incrementi di prolattina, una possibilità di un adenoma ipofisario non secernente, cioè uno pseudoprolattinoma, che provoca iperprolattinemia per compressione, capito? Non è la secrezione, ma è l'effetto da compressione, e perché c'è una deafferenziazione dell'ipotalamo con l'ipofisi, con perdita di controllo tonico di secrezione della prolattina, e quest'altro determina l'aumento. Poi abbiamo detto che gli autoanticorpi sono di solito confondenti, però nella forma idiopatica sono importanti da considerare. Allora, la diagnosi biochimica deve essere supportata poi da una diagnosi con gadolino prima e poi dopo prima senza, poi dopo con mezzo di contrasto in risonanza magnetica. E a ciò è importante anche considerare i disturbi visivi che un macroadenoma può scatenare. In caso di discordanza poi tra quelle che sono le dimensioni e i livelli di prolattina, è raccomandata la diluizione seriale dei campioni di siero per eliminare gli artefatti dei saggi immunometrici, quindi dosi che possono essere falsamente basse per l'effetto di Hoch. Questo è principalmente. Poi nell'85% dei casi la prolattina è monomerica, ma possiamo avere delle forme legate covalentemente dimeriche, big prolattine, polimeriche, big prolattine. E queste qui, ragazzi, si vede come nella condizione di macroprolattinemia noi abbiamo delle forme di iperprolattinemia, okay? Di big prolattine, big prolattine. Queste forme sono metabolicamente meno, e quindi biologicamente meno attive, ma vanno sospettate in caso di iperprolattinemia che si associa a una scarsezza di sintomi. Quindi, quando noi ricerchiamo questi, quando noi abbiamo un livello alto di prolattina ma sintomi scarsi, e non c'è il discorso magari di uno pseudoprolattinoma. Per lo più qui in realtà nel 40% dei casi si riesce a individuare la presenza con la metodica di precipitazione del polietilenglicole,
Poi, oltre al discorso dell'anamnesi, che è importantissima, andava detto prima, il libro lo dice adesso, chiaramente tutte quelle condizioni che possono falsare, come anche la gravidanza, la misura della prolattina. Gli obiettivi medici, andiamo subito al dunque. Terapia medica, andiamo subito con i dopamino agonisti, cabergolina e bromocriptina. Qualora non potessero essere utilizzati, si utilizza la temozolomide, che è un alchilante. La chirurgia transfenoidale ha il suo successo, la radioterapia è utilizzata soltanto quando non si può fare altro, però considerando anche gli potenziali effetti collaterali che sono della radioterapia, principalmente l'ipopituitarismo. Ovviamente ci sono anche poi problematiche vascolari, nervose, intracraniche. Parliamo adesso del tumore GH secernente, corriamo. Allora, qua abbiamo l'acromegalia, qua il GH stimola la secrezione dell'IGF-1, importantissimo per la saldatura dell'epifisi, e qui entra in gioco la differenza tra gigantismo e acromegalia, dove il gigantismo è una condizione in cui questo stimolo avviene prima della chiusura dell'epifisi, della cartilagine di accrescimento non viene saldata, qualora fosse saldata avremmo acromegalia. Ci sono delle differenze da questo punto di vista dei casi. Per il prolattinoma abbiamo detto che erano più frequenti i micro dei macro, qua sono più frequenti i macro che i micro adenomi. Poi l'adenoma può essere associato a qualche MEN1, molto raro, perché nella MEN1 noi ragazzi abbiamo comunque più frequentemente invece che il GHOMA, il prolattinoma. Può esserci anche nella FIPA, che è una forma familiare di adenoma pituitario isolato. A livello poi clinico, questo dipende chiaramente dagli effetti del GH e dell'IGF-1, qua abbiamo una tabella fantastica. A livello fisico avremo una prominenza delle bozze frontali, avremo un proniatismo, avremo una macroglossia della lingua, una malocclusione dentale, quindi tutte queste condizioni OSAS. Aumento delle dimensioni del naso e della bocca, incremento delle estremità acrali anche dei piedi e ispessimento della cute, il che potrebbe essere responsabile, per esempio, da fenomeni di intrappolamento. Le complicanze cardiovascolari: noi possiamo avere una condizione di ipertensione arteriosa, ipertrofia biventricolare, cardiomiopatie, scompenso cardiaco, aritmie, insufficienze valvolari funzionali alle cardiomiopatie, perché avremo una visceromegalia. A livello respiratorio abbiamo detto le OSAS come patologie ostruttive, apnei e notturne. A livello gastrointestinale possiamo avere polipi del colon e dolicomegacolon. Possiamo avere effetti compressivi, quindi iperprolattinoma, ipopituitarismo, difetti del campo visivo e cefalea, complicanze metaboliche endocrine, poiché appunto questo GH è controinsulare, avremo diabete mellito, anomalia della tolleranza glucidica, insulinoresistenza, dislipidemie, e possibili noduli tiroidei associati più che altro allo stimolo ormonale del GH. Abbiamo anche disordini della riproduzione in questi pazienti, sì, perché alla fine è lo stesso nucleo che regola la produzione della gonadotropin releasing hormone col GH releasing hormone, e quindi potremmo avere delle problematiche di irregolarità mestruali, di disfunzione erettile, di calo della libido. Infine abbiamo complicanze scheletriche con sindrome del tunnel carpale, osteoporosi, ma questo determinato fondamentalmente dal fatto che comunque qua avremo un'anomalia anche indotta dall'IGF-1 in eccesso. Quindi, dopo che avremo visto questo quadro clinico molto complesso, molto eterogeneo, la diagnosi, oltre che con l'anamnesi e l'esame obiettivo, ci permette di individuare il dosaggio di GH e IGF-1. Qui come si fa il dosaggio? Si fa un opportuno test di soppressione dopo carico orale di glucosio, quindi test di tolleranza al glucosio orale o GTT, fondamentalmente, ragazzi, perché il glucosio stimolerebbe, essendo una condizione di iperglicemia indotta, l'insulina. L'insulina agirebbe andando ad abbassare i livelli di GH, quando invece in queste condizioni l'insulina non riesce ad abbassare i livelli di GH perché il GH è troppo alto. Infatti, il giorno dopo lo misuri, quando abbiamo valori superiori a un microgrammo al litro, siamo di fronte a delle forme molto alte di GH-OMA. L'indagine strumentale è la risonanza magnetica per la sella turcica, ok?
Ovviamente anche studi del campo visivo molto importanti. A livello terapeutico, nell'acromegalia, noi che cosa dobbiamo fare? Vabbè, l'approccio chirurgico in primis, poi c'è sempre con transfenoidale o intracranico. La terapia medica, andiamo subito con la somatostatina analoghi, quindi abbiamo octreotide e lanreotide, poi abbiamo la pasireotide che è molto molto meglio. Si considera anche il pegvisomant che è un antagonista del recettore acromegalico a livello epatico, molto importante. Si possono utilizzare anche analoghi della dopamina nella speranza appunto che ci sia un'efficacia terapeutica. La radioterapia è sempre una questione secondaria. Il tumore di Cushing. Allora, il tumore di Cushing è un ACTH-OMA, è un morbo di Cushing ACTH dipendente con causa conosciuta, responsabile della sindrome di Cushing, ovvero una condizione di ipercortisolismo più o meno associato a un eccesso di androgeni. Ok? Adesso, siccome abbiamo descritto questo aspetto, a livello clinico noi cosa avremo? Avremo un'obesità centripeta, che può essere androgena o ginoide, dipende dal sesso, un gibo bufalino. Poi avremo una faccia luna piena, una pletora facciale, una stria rubra per la delicatezza dei vasi connettivali e dei connettivi dei vasi capillari che si rompono e danno queste strie rubre addominali maggiormente. Irsutismo, alopecia, oligoamenorrea. Irsutismo e alopecia li avremo per una condizione indotta dagli androgeni. Oligoamenorrea, sempre per una condizione degli androgeni, infertilità, disfunzione sessuale, osteopenia, osteoporosi perché avremo un effetto diretto sugli osteoclasti con i glucocorticoidi, ipertensione per la vasocostrizione arteriolare, intolleranza ai carboidrati perché è un ormone controinsulare, quindi diabete mellito, dislipidemia, coagulopatia, sindrome metabolica. Avremo questa anomalia, avremo poi, siccome un eccesso di cortisolo, infezioni rincorrenti perché si abbassa il sistema immunitario e disturbi psichici vari, bipolarismo, psicosi di ogni tipo. A tal proposito, andiamo avanti. A livello diagnostico, qui dobbiamo confermare l'ipercortisolismo, ok? E quindi ci dobbiamo anche stare attenti a quelle che sono condizioni di pseudocushing, tra cui, per esempio, a livello di pseudocushing, quindi insulino resistenza e iperandrogenismo, abbiamo l'APCOS, quindi la sindrome dell'ovaio policistico. Esempi di sindrome di pseudocushing sono per esempio la depressione maggiore, l'alcolismo, il diabete mellito scompensato, l'obesità, l'anoressia, la sindrome dell'ovaio policistico, l'insufficienza renale cronica o condizioni fisiologiche come l'eccessivo esercizio fisico e la gravidanza. Vediamo questo ipercortisolismo con test di screening, quindi cortisolo libero urinario delle 24 ore, poi abbiamo un test overnight alle 23 con una bassa dose di desametasone, 1 mg, e poi misuriamo al mattino. Il cortisolo non deve essere superiore a 1,8 microgrammi al litro. Oppure facciamo un test di soppressione desametasone a basse dosi, però stavolta 2 mg per 2 giorni, anche qui diagnostico quando superiore a 1,8. Poi abbiamo la determinazione del cortisolo salivare notturno. Di solito il cortisolo plasmatico lo fai solo se ospedalizzato il paziente. Nel caso ci sia un sospetto, una positività di questi test, o combinazione, per esempio, no, del test di desametasone, quello di 2 mg in 2 giorni, utilizziamo anche lo stimolo con il CRH e il cortisolo plasmatico è comunque superiore a 1,4 microgrammi al litro. È diagnostico di ipercortisolismo. Ok? Un ulteriore esame di secondo livello può essere la desmopressina, poiché questa attraverso la CTH può andare a influenzare la produzione con il recettore V1B e ad agire, ok? Anche se per molti non è molto standardizzata questa metodica diagnostica. Dopodiché, la determinazione della CTH ci permette di vedere a livello eziologico condizioni ACTH dipendenti e ACTH indipendenti. Quella ACTH dipendente ha un valore di ACTH superiore a 10 picogrammi a millilitro, qui invece la CTH indipendente è sotto i 10. Per le forme dipendenti, la diagnosi differenziale sarà tra la forma ipofisaria e quella ectopica, davvero molto complessa, e necessita di esami poi ulteriori di secondo livello. Un attimo, adesso sto leggendo la tabella, quindi abbiamo un desametasone ad alte dosi, CRH, risonanza dell'ipofisi, abbiamo una soppressione della risposta in un adenoma piccolo, ok, non abbiamo una soppressione, non abbiamo risposta, quindi fai un imaging del torace
vedere se c'è un tumore ectopico fondamentalmente. Per le forme discordanti devi utilizzare il cateterismo dei semi petrosi. E qui infatti il libro che stava dicendo che si può utilizzare come stimolo ulteriore un test di soppressione con desametasone, ma stavolta ad alte dosi, dove la soppressione di cortisolo sotto del 50-80% rispetto al basale suggeriscono un'origine ipofisaria e non un'origine ectopica. Test di stimolo con CRH dove l'incremento dei valori della CTH e del cortisolo suggeriscono una forma ipofisaria. Per esempio, questa cosa, ragazzi, a me era sfuggita, quindi desametasone ad alte dosi, stimolo con ACTH, con CRH. Poi c'è la risonanza magnetica, chiaramente molto importante perché ci permette di individuare la lesione, sia con che senza gadolino. Quando abbiamo detto prima il CRH, se non lo puoi fare utilizzi la desmopressina, certo. Ok. Nel caso invece in cui appunto i test dinamici danno un criterio di risposta, insomma, che non sia in accordo tra di loro, quindi CRH con lo stimolo con il desametasone, possiamo essere in presenza di un microadenoma, poiché qua, ragazzi, vige la frequenza maggiore del micro rispetto al macro. In quelle condizioni devi utilizzare un esame di terzo livello, che è il cateterismo dei seni petrosi, con un accesso venoso ai seni petrosi, valuti con prelievi seriati il gradiente di ACTH tra seni e periferia. Ok, e avremo un valore diagnostico, un gradiente seno-periferia maggiore di 2, maggiore di 3, dopo stimolo anche con CRH, che il problema è centrale, altrimenti è periferico. La terapia, allora, quella chirurgica, vabbè, sempre quella, anche se qui in realtà su quella chirurgica c'è anche il discorso sulle forme CTH indipendenti del surrene con surrenectomia bilaterale, che può dare in un 19% dei casi la sindrome di Nelson, una condizione in cui appunto purtroppo avremo una progressione del tumore dell'adenoma ipofisario. Perché? Perché fondamentalmente to togliendo un feedback fisiologico con un intervento, no, del surrene, avremo una problematica centrale, qualora non rilevata contemporaneamente a quella surrenalica, aumentata. Perché possiamo avere entrambi i tumori sia a livello centrale che periferico, esiste questa casistica. Poi, o possiamo proprio indurre un adenoma poi a livello centrale, poiché manca il surrene, per un iperfunzionamento. A livello medico, noi che cosa dobbiamo fare? Inibitori della steroidogenesi surrenalica, neuromodulatori a livello appunto centrale, e poi antagonisti dei recettori glucocorticoidi. Allora, qua abbiamo la pasireotide, che questi sono per la somatostatina. Poi in realtà ce ne sono anche altri che vengono utilizzati, inibitori della steroidogenesi, chetoconazolo, metirapone, etomidato, mitotane. Poi possiamo usare anche ipargamma col pioglitazone, possiamo usare la pasireotide, l'abbiamo già detto, il mifepristone è il recettore dei glucocorticoidi. Una terapia combinata può essere una soluzione. Poi sanno dei nuovi farmaci come l'ossilodrostat, che è un nuovo inibitore della steroidoidrogenasi, e il levoketoconazolo, più potente del chetoconazolo. I tumori TSH690 li bypassiamo completamente, come anche quelli GNRH secernenti, cioè FSL, FSH delle H secernenti, perché queste saranno condizioni poi di ipergonadismo, ipergonadotropo. Andiamo a quelle che sono lesioni ipofisarie non funzionanti, quindi qui entriamo in merito all'effetto di massa, nel quale noi parleremo del concetto di empty cell, ovvero di sella vuota, una condizione clinica con erniazione della cisterna subaracnoidea soprasellare all'interno della serra turcica attraverso il diaframma sellare. Questa può essere poi responsabile di effetti compressivi. Poi in realtà ci possono essere anche questa erniazione o per cause congenite o secondarie a traumi, tra cui le cause secondarie abbiamo anche la sindrome di Shand, di emorragia postpartum. Poi la conseguenza sarà uno schiacciamento della ghiandola, un malfunzionamento con ipopituitarismo, e ce ne accorgeremo questi dal fatto che lo spessore della ghiandola ipofisaria sarà aumentato di 2 mm e
sarà anche un po' scavata nella sella turcica. La diagnosi con la risonanza magnetica, possiamo vedere anche danni al chiasma ottico, allo studio del fondo oculare. Il trattamento di scelta obbligatorio, appunto, nei casi di compressione del chiasma ottico, la resezione chirurgica transfenoidale o transcranica. Tra le forme non funzionanti, adesso, in realtà, di solito queste hanno un'assenza di segni clinici oppure possono avere in alcuni casi un'ipersecrezione. Un'ipersecrezione, quindi non per forza, cioè, sono pseudofunzionanti da questo punto di vista. Abbiamo delle forme, per esempio, silenti, costituiti da CTH a CTH secernenti, le quali mantengono la sintesi ma non la secrezione, cioè lo producono ma non lo liberano. E poi si definiscono incidentalomi, cioè quelli che in assenza di sintomatologia vengono rilevati come tumori per indagini radiologiche per un'altra causa X. E come gli incidentalomi centrali abbiamo anche quelli surrenalici. Di solito gli incidentalomi sono appunto adenomi non funzionanti. La clinica sarà dovuta proprio agli effetti compressivi. A livello diagnostico bisogna escludere tutte quelle condizioni di anomalie ormonali. Quindi per escludere lesioni funzionanti, la terapia, quando c'è un fenomeno di macroadenoma, si interviene chirurgicamente. Con microadenomi si possono utilizzare delle terapie, anche se non esistono terapie mediche ad oggi funzionanti, il follow-up attento. Le sindromi da ipofunzione ipofisaria, noi possiamo avere sindromi da deficit della CTH, quindi con una condizione che rientrerà in quello che è l'ipocortico surrenalismo secondario, dove però noi non avremo il deficit dell'aldosterone, cosa che invece riscontreremo nell'ipocortico surrenalismo primitivo. Poi abbiamo il deficit del TSH, questa è una forma molto rara perché questo, ragazzi, sarebbe la sindrome di Reventhoff, quindi da resistenza, simile insomma a quella da resistenza. È un ipotiroidismo, infatti qui fai la terapia con levotiroxina. Il deficit di FSH-LH sarebbe la forma di ipogonadismo ipogonadotropoci, quindi una condizione secondaria. Qui infatti la terapia, appunto, anche se lo stimolo è col GnRH, la terapia è con FSH ed LH e poi terapia sostitutiva. Poi, molto 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 importante, è il deficit del GH. Il deficit del GH è tra le cause acquisite abbastanza importante. Soprattutto ha un esordio che può essere. Un attimo, fatemi prendere un nuovo sottolineatore. Allora, abbiamo un deficit di GH in età pediatrica. Di solito, questa appunto è una forma in cui c'è un ritardo della crescita progressivo nel bambino, senza segni clinici apparenti. Questo disturbo nell'ipotalamo può essere multiplo. A livello clinico, con presenza di ittero, ipoglicemia, micropene, criptorchidismo, ipotiroidismo, possiamo avere una fronte prominente. Abbiamo una depressione della linea mediana anche della dentizione, il cosiddetto incisivo unico. Possiamo avere peli radi e voce acuta. Quindi vedete un quadro clinico complesso. Lo ripetiamo: ittero, ipoglicemia, micropene, criptorchidismo, ipotiroidismo, voce acuta, peli radi. Bozza prominente frontale, anomalie sulla linea mediana della dentizione con incisivo unico. In questo caso si pensa appunto che ci sia un'anomalia del GH intrauterino responsabile poi di questa forma di nanismo, che è un nanismo armonico. Noi lo studiamo poi con i percentili, poi studiamo anche la formula dei genitori, cioè sommi l'altezza della madre e del padre diviso 2, però prima di fare diviso 2 a questa somma devi aggiungere 13 se il bambino è un bambino, se è una bambina togliere 13. Ok, e quindi queste sono le anomalie più importanti e noi tra queste anomalie cerchiamo di fare dei test di stimolo del GH con l'insulina, con l'arginina, col glucagone, col GH releasing hormone, fai anche l'RX al polso e alla mano, la risonanza sellare, per porre una diagnosi importante. La terapia sarà col GH sintetico, fondamentalmente, inducendo un aumento di altezza e di velocità di crescita, che sono indicatori della terapia. La riduzione della dose è quando individui poi dell'IGF-1 al di sopra dei range di normalità dopo i primi 2 anni di terapia, oppure quando il paziente ha raggiunto un'altezza adeguata,
rispetto a quella finale, come dire, l'altezza finale è calcolabile, no? Poi possiamo avere difetti del GH nell'età di transizione, quindi tra la tarda pubertà e la completa maturazione dell'adulto, noi avremo questa età di transizione in cui avremo l'anomalia del GH. La diagnosi non cambia di molto, c'è sempre test con insulina, arginina, glucagone, GH lisingormone, RX di mani e polso e risonanza stellare. La terapia sarà con una dose di rilasing hormone, di related hormone GH, quindi un GH sintetico. Nella forma adulta noi avremo una sindrome riconosciuta nell'adulto con anomalie della massa grassa viscerale che aumenta rispetto alla magra che riduce, osteopenia, osteoporosi, alterazione del metabolismo lipidico e glucidico, riduzione della forza muscolare e della resistenza all'esercizio fisico. E poi c'è anche il rischio della mortalità. Anche qui la diagnosi è la medesima. Però bisogna stare attenti alla terapia poiché non si sa mai si inducano, si trovino dei tumori. In quel caso bisogna stare molto attenti alla terapia che si dà a questi pazienti. Adesso metto un attimo in pausa perché qui sta parlando poi delle cause di ipopituitarismo iatrogene e queste le bypasso tutte con grande felicità. E ultimo argomento che dobbiamo trattare è il diabete insipido. Cerco di trattarlo in fretta, però prima facciamo una pausa.